Il rapper Fedez è al centro di una tempesta mediatica, con la sua assenza dai social che sta facendo parlare. Da 2 settimane non si fa vedere online, un comportamento insolito per lui. Il 30 settembre sono stati arrestati 19 ultras legati alle tifoserie milanesi, 2 dei quali erano guardie del corpo del rapper. Fedez è stato menzionato in alcune intercettazioni, ma non è sotto indagine. Prima di questo episodio aveva avuto una lite con Tony F, che molti ritengono essere stata orchestrata per aumentare l'hype attorno al suo nuovo brano con Chiara Ferragni. Tutto ciò sembra contraddittorio, considerando che Fedez aveva promesso di non parlare più della sua ex moglie dopo la separazione. La questione del pestaggio di Cristiano Iovino è un altro punto delicato. Fedez è solito affrontare controversie leggere con prontezza, ma quando si tratta di argomenti più complessi come questo, preferisce tacere. La sua reputazione è a rischio e molti pensano che abbia superato il limite. Le sue recenti apparizioni sui social sono state imbarazzanti e forse è giunto il momento per lui di prendersi una pausa e chiarire le idee. Fedez sembra avere difficoltà a gestire situazioni complesse e a difendersi quando la pressione aumenta. È evidente che il suo atteggiamento non corrisponde al detto «quando il gioco si fa duro, i duri iniziano a giocare». Invece di affrontare le critiche, sembra preferire scomparire. La sua assenza dai social potrebbe essere un segnale che ha bisogno di tempo per riflettere.